Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto nuovamente in un piccolo viaggio con me e con il mio canale YouTube. Vi presento un piccolo paesino nella provincia di Frosinone che si chiama Scorbola. È un paesino da cui origina mio papà e dunque è chiaro che è un paesino a cui sono affezionata, anche se diciamo con l'andare avanti dell'età purtroppo le volte in cui mi reco in questo paesino sono sempre molte poche. L'affetto però comunque non si dimentica. Questo è il centro del paesino e vi porto con me nella festa dell'uva che si è tenuta all'inizio proprio della stagione autunnale. Come vedete da subito siamo stati contagiati dall'allegria dei ragazzi che insomma con questa botticella invitavano tutti a bere il primo vino della stagione, ma sicuramente la parte bella della festa arriva con la sera, quando si comincia ad apparecchiare, tutti i locali e le cantine si vestono veramente di nuovo e la luce comincia a calare, quindi tutto contribuisce a creare un'atmosfera nuova. Sia nelle cantine che in piazza ovviamente i posti andavano a ruba, infatti molti cartelli vedrete posti tutti esauriti e si spignattava ovunque, ma la cosa che più mi ha colpito è vedere tanti giovani locali che hanno partecipato a questa festa con i vestiti tipici, le ciocie ai piedi alcune. Queste fanciulle guardate che belle che sono, le bellezze locali veramente erano tante, guardate questa fanciulla che bella mediterranea, insomma questo aspetto più giovane della festa veramente mi ha colpito molto. Molti di quelli che hanno delle cantine le mettono a disposizione per la festa e guardate che meraviglia qui, veramente una bellezza. Il campanile ormai segna già le 19:30 e quindi manca poco all'inizio della festa, ma ecco a voi i primi festeggiatori. Abbiamo capito che la festa si faceva seria quando abbiamo visto arrivare la prima botticella al nostro tavolo e questo ragazzo gentilissimo ci ha dimostrato come dovevamo fare e poi ci ha passato la palla. Guardate qui che abilità! Io non riesco a fare un professionista. Abbiamo iniziato con questo antipasto misto ciociaro, ma io sono veramente morta quando ho visto quando cominciavano a preparare le cosiddette sagne con sugo di carne. Questo è il piattino, ora vi farò vedere che ho conquistato. Queste sagne erano strepitose, ma altrettanto strepitoso è stato il risultato del lavoro del fuochista. Qui sulla brace vedete bracioline e salsicce, il fuoco veramente ardeva bene e quindi anche qui ho fatto la mia piccola conquista. E vi lascio ora ragazzi ai Brigalè, questo gruppo di Morolo veramente fantastico. Ciao! E tu per la botticella, c'è la mia bella che mi viene a aprire. Tu per la botticella, c'è la mia bella che mi viene a aprire. E con la mano apre la porta, e con la bocca mi lo dà un bacino. E con la mano apre la porta, e con la bocca me lo dà un bacino. Volessi dire una rivesci spada in me, volessi dire una
Andes, per poter libera volare e guagliare sti divisa tutte le Andes. Da che sta gente che non ha capito niente, che ci sta a guardare, per scelare tutta questa gente che non ha capito niente, che ci sta a guardare.